Senti, che sei Amnesty International tu? Sì. Senti, ma voi state qui contro sto sgombro del sto campo, no? Ma di giusto? Scusa un attimo. Sì. Oh, ma perché dovete stare qui? Perché non era scontato che dovevano rimanere qua sti nomadi? O c'è un'intenzione da parte del comune o da qualcuno da sgombrarli? Beh, a quanto pare c'è un'intenzione da parte del comune di spostare questa gente da qua. Noi in quanto Amnesty chiediamo che se le persone vengono spostate da qua devono essere date alternative da alloggio adeguate, che non siano la segregazione nel campo come si pensa che sarà, nel campo della Barbuta, perché significherebbe la segregazione sulla base etnica, perché quel campo, oltre a essere lontano dalla città, quindi senza l'accesso ai servizi, alla scuola per i bambini che frequentano questo campo, è anche appunto lontano, quindi non permetterebbe alle persone che sono all'interno di questo campo di accedere al servizio essenziale. Dopodiché noi chiediamo con forza, cioè spingiamo affinché il comune, visto che questo campo è stato riconosciuto dallo stesso comune come un campo legale, è stato attrezzato, è stato costruito dal comune, di ristrutturare invece che spostare le persone delle alternative di alloggio efficace. Perché poi ho parlato con qualcuno di loro del posto, dei Rom, e dicevano che loro hanno studiato qua, convivono qua, stanno in rapporto con i cittadini di Tor de' Cenci, tra le altre cose. Sono già integrati. Appunto, questo è il problema, è il fatto che Amnesty International chiede proprio per questo, perché muovere queste persone da qua, dove vivono da un po' di anni, dove i bambini frequentano le scuole nelle vicinanze, dove i vicini li conoscono, dove hanno instaurato dei rapporti, significa rompere con un tessuto sociale già creato da anni, e non solo, significa semplicemente lasciare senza queste persone senza nessun'altra alternativa da un punto di vista d'alloggio, ma anche dei servizi, per cui il comune deve garantire questo, l'accesso ai servizi. Ma voi avete incontrato il sindaco, qualcuno, avete parlato con qualcuno? Noi abbiamo incontrato varie volte il sindaco, diciamo in merito in generale al piano nomadi, che è stato appunto, che è l'oggetto, che è diciamo il contesto in cui si inseriscono i vari sgomberi della città di Roma. Lo abbiamo incontrato per esprimere le nostre preoccupazioni su questo piano, perché questo piano... Ma perché se il comune stesso dice che è legale, che non è illegale, per quale motivo lo vogliono sgombrare? Come si sono giustificati? Che vanno detto? Beh, la giustificazione del comune è semplicemente molto, possiamo definire abbastanza superfluo, nel senso che è vero, questo campo secondo il comune praticamente degradato, non ha accesso, diciamo così, le forniture non sono adeguate, i servizi non sono nella forma, ma questo lo dice il comune. Esatto, ed è la ragione per quale lo vorrebbero sgomberare. Però questo... Ah, quindi il comune li tiene degrado, non pulisce, non fa, non arriva a osservare, poi dopodiché che dice che siccome è degradato i nomadi devono andare via perché non è igienicamente, quando loro dovrebbero perché ha responsabilità loro di tutto questo. Perfetto, esattamente questo, che il comune si rende responsabile del degrado di questo campo per poi usare questo degrado come la giustificazione per mandarle via, ma basterebbe semplicemente prendere le risorse che sono state investite per costruire la Barbuta, per ricostruire, riqualificare questo campo, dare i servizi che sono necessari, perché questo campo è stato appunto come quelle della Barbuta oggi, ieri questo campo è stato costruito dal stesso comune spendendo dei stessi soldi dei cittadini, per cui... Grazie. Io sono figlio di Roma, Roma mi appartiene e io gli appartengo. E il primo a mettere piede qua è stato il nonno del nonno del nonno di mio nonno. Lo chiamavano Mario il cavallaro. Amava i cavalli più della vita sua. Ma per campare, l'ammazzavo. Per quello che mi ricordo, avevo sempre abitato lungo il fiume biondo. E il fiume mi ha cresciuto come un padre. Mi ha cullato, mi ha imparato a nuotare. E mi ha insegnato che vuol dire la paura e rispetto. Nessuno conosce il fiume meglio di me e il Tevere mi scorre dentro. Poi un bel giorno, per colpa di qualche disgraziato che rubava, qualcuno ha preso al volo il pretesto e ci ha mannato le ruspe. Alle 3 del mattino si sono presentati e in 2 minuti mi hanno buttato giù tutta una vita. Mi hanno pure rotto lo stereo, i CD di Renato Zero. La gente gridava che dovevamo andare via da là. Ci urlava contro, diceva tornatevene al paese vostro, andatevene via, fuori da Roma. Fuori da Roma? Ma che cazzo state a dire fuori da Roma? Oh, io sono romano, sa, sono romano. Roma mi appartiene e io
gli appartengono. In braccio a te mi scordo ogni dolore, voglio restare con te, signore. Fammi restare con te, signore. Nutrire ed alimentare, naturalmente. Non vedo più Moni, per cui... Ok, grazie. Volevo anche, per introdurlo, raccontarti che, come saprai, il Financial Times in queste ore è tornato a parlare dell'Italia. Siamo sulla stampa internazionale, incredibilmente, non soltanto per l'anti-spread o come si chiama quell'accidente là, ma perché ancora una volta un emissario europeo, arrivato da Strasburgo, chi presiede i diritti umani appunto nel nostro continente, ha dovuto rilevare, grandissimo, Moni Ovadia, eccolo, dicevo Moni, ha dovuto rilevare anche il Financial Times ancora una volta come nel nostro paese il ritardo sui diritti umani e i diritti civili sia confermato nonostante i grandi appelli, nonostante le sconfitte, no? A fior fiore di sentenze che ci hanno condannati, eppure siamo ancora una volta qui in una situazione come quella che tu vedi per dire no a uno sgombero che può peggiorare la condizione di questi 350 cittadini romani italiani. Io mi sono spesso trovato a cercare di dare il mio piccolo contributo a questa battaglia. Quello che si sta consumando in Europa contro la popolazione rom è un vero crimine contro l'umanità. Non ci sono altre parole. È un crimine contro l'umanità. L'Europa si dice essere continente democratico, questa non è una democrazia, in una democrazia non è consentito che della gente che vive già in condizioni così difficili venga perseguitata e venga deportata continuamente, sono queste deportazioni. Io sono disgustato, schifato, perché questi politici vigliacchi poi vanno il giorno della memoria a fare i pellegrinaggi dello schifo, e ora che noi alziamo la voce per dire non vogliamo questi politici che visitino i campi del dolore, 500.000 rom e sinti sono stati sterminati, e questo è solo il numero ufficiale. Vanno a dire le belle parole e poi oggi perseguitano i rom e i sinti esattamente come si faceva prima della seconda guerra mondiale. Io non ne posso più. Noi dobbiamo, credo, a questo punto bisogna che le denunce abbiano un effetto di legge, perché sono violazioni sistematiche della Carta dei diritti universali dell'uomo, delle tutte le convenzioni europee, e l'Italia, che retoricamente continua a dire siamo un paese di brava gente non permette queste cose, non permette che ci si accanisca contro bambini, contro donne, contro una popolazione come sono i Rom e i Sinti d'Europa, che hanno già patito così tanto, hanno patito la guerra della ex Jugoslavia, hanno patito le guerre confinarie. I Rom e i Sinti sono l'unico popolo che non hanno dichiarato mai guerra a un altro popolo in questo continente. L'Europa ha un debito, l'Europa ha un debito che deve pagare, è una cosa che non si può più tollerare. Noi dobbiamo capire però una cosa: i politici che compiono queste cose hanno delle ragioni molto sporche. La cosiddetta emergenza Rom è un modo per fare danari, uno, secondo, per guadagnare voti. Quello che manca nella coscienza diffusa è una solidarietà da parte della parte maggioritaria della popolazione. C'è ancora un pregiudizio infame che grava su questa gente. Io
sono nato in una famiglia ebraica e so che è la stessa cosa che succedeva agli ebrei prima della seconda guerra mondiale, succedeva già ai Roma e ai Sinti, oggi è la stessa cosa. Allora denuncio la falsa coscienza di quelli che credono di cavarsela a buon mercato facendo i carini con gli ebrei. Fanno schifo ancora di più. Bravo! Fanno ancora più schifo. Bravo! Allora noi abbiamo un compito di fare un lavoro culturale perché finisca il pregiudizio. Io lavoro con musicisti rom, sono rom rumeni, ho amici musicisti rom serbi, bosniaci, croati. Io sono nato, so che molti di voi sono della Macedonia, io sono nato in Bulgaria e capisco il macedone, la lingua è molto simile. Allora io ho condiviso la mia vita e condivido la mia vita con rom, fanno parte della mia vita, sono miei amici, fanno parte del mio lavoro, sono miei collaboratori. Io le vivo ogni giorno le menzogne che devo ascoltare. So quanto anche i miei musicisti hanno dovuto soffrire prima di diventare cittadini comunitari. Allora, per esempio, noi dobbiamo agire presso le istanze in modo che anche la piccola e gloriosa Macedonia, la Bosnia, entrino a far parte dell'Europa, perché così i cittadini rom di Bosnia e di Macedonia diventino cittadini europei comunitari a tutti i diritti, in modo che la rivendicazione dei loro diritti sia contestuale a delle leggi. Bravo. Ci sono in Italia governi e governi, ci sono stati e anche municipalità che sono fuori legge rispetto alla Costituzione repubblicana. Perseguitare un essere umano che si trova sul tuo suolo è contro la Costituzione repubblicana. Loro poi fanno tanto i tutori e i difensori dell'ordine e sono i primi che violano la legge più importante del nostro paese. È una battaglia molto difficile questa, ma noi non dobbiamo smettere neanche per un secondo di farla. Richiede da parte nostra una determinazione costante e continua. Ed è un lungo cammino che dobbiamo affrontare, ma non dobbiamo smascherare l'ipocrisia di quelli che si fanno belli a parlare di diritti e poi sono gonfi di pregiudizi e usano strumentalmente le difficoltà della gente per guadagnare voti a buon mercato. È una pratica ripugnante questa, è una pratica degna dei nazisti. Bisogna ritornare alle parole forti contro questa gente. Non sono solo delle persone che la pensano diversamente. Comportamenti vessatori nei confronti di una minoranza sono comportamenti degni della peggior dittatura e bisogna smascherarli su questo piano. Allora io vi ringrazio di avermi ascoltato. Per quello che posso fare io ci sarò sempre con tutte le mie forze, perché so cosa vuol dire essere appartenuti a una minoranza perseguitata e per questo io mi sento rom. Non solo sono vicino ai rom e ai sinti, ma mi sento uno di loro, perché vengo da gente che è stata cacciata, perseguitata, marchiata, e vedere che questa cosa continua dopo tanto dolore che c'è stato è una cosa per me inaccettabile. Vi ringrazio. I had my
Choice and nothing, nothing else.